Master Radio Master Sport. Amici sportivi, eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Radmaster, come sempre in compagnia del vostro amico Umberto Mastromartino e del mio braccio destro, l'omonimo. Umberto Della Martora saluta tutti e forza Foggia. Eccoci qua, allora, e abbiamo superato questi semifinali di playoff battendo ancora una volta il Lecce qui a Foggia. A Lecce ci fu il 3-2, ieri 2-1. Ma soprattutto la vittoria non è stata soltanto della squadra, la vittoria ieri l'abbiamo vista è stata del tifo, della tifoseria, di un'organizzazione, qualcosa di bello. Dobbiamo dire ancora una volta grazie a questi ragazzi che ieri hanno dato dimostrazione di avere una coreografia meravigliosa. Sì, beh, i nostri tifosi li conosciamo ormai da tempo, quindi sappiamo che loro sono già di categoria superiore, non hanno bisogno dei play-off per dimostrarlo, loro il proprio campionato lo hanno già vinto e non solo quest'anno. Detto questo, io faccio un appello, ecco, sia alla Lega e sia alle società partecipanti a questa importante finale, Foggia e Pisa. Fate attenzione alla vendita dei biglietti, perché non mi sembra giusto che tanta gente che durante l'anno e anche nei periodi meno felici si reca allo stadio adesso debba rimanere senza biglietto, perché in molti vengono accaparrati dai cosiddetti bagarini. Ecco, questo non mi sembra giusto, è una forma di rispetto non solo nei tifosi del Foggia ma anche di quelli pisani, che hanno dimostrato fino ad oggi di meritare questa finale e se la giocheranno appunto tra di loro. Quindi io spero e credo che questo appello possa essere raccolto. E proprio parlando di pisani, tu hai messo in mezzo appunto questo discorso che ci sarà questo doppio match appunto il 5 e il 12. Certo. Abbiamo in diretta l'addetto stampa del Pisa, l'amico Riccardo Silvestro. Ciao Riccardo. Eccomi, buongiorno, buongiorno Riccardo, a tutti. Buongiorno, non ci conosciamo personalmente, però io ti do del tu perché tanto siamo colleghi. Certo. E poi ti trovi a parlare con due persone che portano lo stesso nome, Umberto. Allora, Riccardo, Umberto primo, eccoci qua. Ieri ci siamo sentiti, le congratulazioni per tutta la squadra, soprattutto per Rino Gattuso, anche lui. Grazie. È un grande, anche un mio big. Adesso c'è questo doppio scontro tra Foggia e Pisa, diciamo fra colossi, perché il Foggia ha la sua opportunità, ha una bella squadra, il Pisa ha una grande squadra. Allora, come la vedi tu, lo vedi questo doppio scontro? Ma senti, sicuramente è una sfida tra due squadre che non c'entrano niente con questa categoria, lo hanno dimostrato in campo e fuori dal campo, mi riferisco ovviamente agli spettacoli che abbiamo visto sia allo stadio di Pisa sia allo stadio di Foggia. È la finale migliore per la Lega Pro, proprio per l'attitudine di queste due società e queste due tifoserie. Sarà una finale sicuramente spettacolare, chiaramente qualcosa in più è dalla parte del Foggia, non lo dico per mascherarmi o per scaramanzia, ma è chiaro che giocare il ritorno allo Zaccheria sarà un vantaggio enorme per i rossoneri. Chiaramente fa al momento in prepartita fa pendere la bilancia più dalla parte del Foggia, però come tutte le finali ci sono 180 minuti da giocare e saranno sicuramente spettacolari. Umberto Della Marta, sì, Riccardo. De Zerbi ha più volte ribadito la sua amicizia, la sua grande stima nei confronti del vostro tecnico Rino Gattuso, grande, grande campione da calciatore che sta facendo bene anche adesso da tecnico. Si scontrano però due filosofie calcistiche a mio avviso diverse, per quel poco che ho potuto vedere da filmati televisivi e da partite giocate dai nerazzurri. Credo che si scontrino due squadre, una che fa il Foggia, che ha come marchio di fabbrica il suo tiki-taka, insomma abbastanza spettacolare, mentre invece il Pisa punta molto sul cinismo, su una difesa granitica capitanata dall'ex rossonero Lisuzzo
e su un attacco forse addirittura più cinico di quello del Foggia, perché riesce a capitalizzare meglio le occasioni che si presentano. Non so se anche tu la vedi così. Ma in parte è vero, anche se c'è da dire che il cinismo dell'attacco del Pisa è venuto fuori soprattutto in questa parte finale della stagione, perché uno dei motivi che ha impedito alla squadra di contendere il primo posto in classifica alla SPAL è stato proprio quello di non riuscire, soprattutto nella prima parte della stagione o in partite con le squadre sulla carta più deboli, non riuscire a capitalizzare le occasioni create. Nell'ultima parte di stagione l'esplosione di alcuni giocatori che avevano avuto anche qualche problema fisico ha favorito questo cinismo. Certo. Però ecco, sono d'accordissimo sull'analisi che hai fatto relativamente al Foggia, che è una squadra che fa un gioco che difficilmente si vede in categorie inferiori. Il Pisa sì, punta molto sulla difesa, però anche il Pisa, proprio per volere di Gattuso, che ha impostato e sta impostando la squadra in maniera differente da quello che era lui da calciatore, anche al Pisa piace molto giocare. Proprio per questo, come ho detto prima, mi aspetto due finali particolari. Di solito le finali sono partite ingessate, partite che offrono pochissimo, poche emozioni. Invece sono convinto che vedremo due partite spettacolari. Certo. Con squadre che si affrontano a viso aperto e se la giocano, perché il Foggia perché nella sua indole, il Pisa perché cerca di inserire questa mentalità il mister, e anche perché dovrà puntare anche su quel pizzico di follia in più per cercare di ribaltare il pronostico. 180 minuti ancora, Riccardo, la tifoseria pisana come sta? Cosa sta preparando? Ma in semifinale col Pordenone è stata fatta una coreografia spettacolare, una coreografia che si vede di rado, diciamo, nelle curve, con una coreografia in movimento. È stato simulato proprio un gol col pallone che ha attraversato tutta la curva, un pallone tra l'altro calciato da un'immagine che raffigurava Klaus Berggren, che è il nostro capitano storico degli anni 80. Lo ricordiamo bene. Esatto, e per la finale sicuramente avremo il tutto esaurito, e credo che i biglietti esauriranno nel giro di un giorno. A quanto ammonta la capienza? Con un aumento che dovrebbe essere confermato come nella partita di semifinale, circa 11.500 posti. Purtroppo il nostro stadio è uno stadio che è stato massacrato dal passare degli anni e dal cambiare delle leggi che ne stanno impedendo l'utilizzo per più della metà. C'è certo. Più della metà dello stadio che è inagibile proprio perché non rientra nelle normative certo. Attuali. Anche noi qui abbiamo uno stadio degli anni 90 da 25.000 posti, adesso arriviamo a 17. Ieri però sembravano 22.000 persone, ieri, perché veramente è stato qualcosa di eccezionale. A parte, esatto, come diceva prima il collega Umberto Della Martora, si parlava di bagarinaggio, biglietti spariti, e ci auguriamo che con la finale che si farà con il Pisa, di questi biglietti non vadano in mano a gente che poi deve approfittare del tifoso. Certo, deve essere la finale di tutti, sono d'accordissimo, Riccardo, con te. Riccardo, adesso facciamo una domanda che esula un po' dal contesto prossimo tra Pisa e Foggia. Guardiamo un attimino avanti, guardiamo questi due giovani allenatori, Gattuso e De Zerbi, che stanno facendo davvero bene in Lega Pro e meritano sicuramente di militare in categorie che abbiano altri scenari. Volevo chiederti, Gattuso, comunque vadano le cose, è confermato dal Pisa? Perché qui su De Zerbi, sai, ci sono molte chiavi di lettura, anche se lui ha smentito giustamente di aver preso accordi con chiunque, però è corteggiatissimo anche da squadre di categoria superiore. Volevo sapere che se anche per voi è la stessa cosa. Ma noi ci auguriamo con tutto il cuore che mister Gattuso rimanga con noi. Lui ha un altro anno di contratto, però le sirene sono importanti, sono tantissime, anche perché poi
lui è un simbolo del calcio italiano. Assolutamente. Quindi chiaramente poi quello che lui sta facendo di buono qui a Pisa è veramente è una grandissima scoperta dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista umano, perché questi personaggi come lui siamo abituati a vederli in televisione, certo. Però ecco, dal vivo ti rendi conto che ecco, Gennaro Gattuso è esattamente come ce lo immaginiamo, esattamente come si mostra lui ai tifosi, alla gente comune. È una persona di una grande umanità, una grande disponibilità che non è frequente in personaggi che hanno un passato come il suo. Allargando il discorso anche su De Zerbi, devo dire che sono due giovani allenatori molto bravi, destinati ad una grande carriera, e nel calcio italiano si parla tanto di una crisi di talenti. Credo che una crisi di talenti ci sia sul campo, perché effettivamente si fatica a trovare giovani in grado di emergere a livelli altissimi. Credo che invece questa crisi di talenti non ci sia in panchina, perché se è vero che Ranieri vince il campionato inglese sulla panchina dell'Leicester, ci sono tantissimi giovani, e mi riferisco proprio a De Zerbi e Gattuso, che stanno crescendo e stanno seguendo le orme dei grandi tecnici italiani e sono in grado di fare grandi cose. Riccardo, secondo me, non solo Ranieri, perché non dimentichiamo Guidolin che esatto. allena anche lui in Inghilterra, non dimentichiamo Ancelotti. Cioè, non dimentichiamo lo stesso De Biasi con la sua Albania, cioè tanti tecnici italiani che poi vanno fuori e insegnano, sono davvero dei maestri di calcio, insomma, perché verissimo, comunque la scuola dei tecnici italiani credo certo. che davvero sta uscendo fuori, è un patrimonio, ecco, è un patrimonio da salvaguardare, credo. Allora, Riccardo, c'è una voce in giro, tornando agli allenatori, il Crotone vorrebbe De Zerbi, però ancora una volta De Zerbi ha detto no ed escludere ogni cosa. Noi auguriamo a questi due allenatori un futuro radioso proprio con il cuore, diciamo, sia De Zerbi che anche a Rino certo. Gattuso. Naturalmente tu estenderai i nostri saluti, i nostri bocca al lupo a tutta la società, a tutti i calciatori, naturalmente a Rino Gattuso. Ovviamente vi ringrazio. Con l'appuntamento di vederci a Foggia quando arriverai con il Pisa, saremo noi pronti ad abbracciarti e a salutare con tutti. Sarà un piacere fuori. Ospitarvi allo Zaccheria, e poi vinca il migliore, Riccardo. Dai. Ovviamente sarà un piacere reciproco, perché come ho detto è una finale vera, questo è il calcio e queste sono le cose che ci piacciono del calcio, e quindi sarà uno spettacolo, un piacere ospitare il Foggia all'Arena e offrire lo spettacolo a voi, esatto, e poi goderci lo spettacolo dello Zaccheria e vinca il migliore. Ovviamente. Grazie okay. per la disponibilità, Riccardo, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro, a presto. Grazie. Allora Umberto, abbiamo ascoltato l'amico Riccardo Silvestro, ha detto stampa del Foggia, adesso parliamo un po' noi di questo Foggia. Cosa, visto che ormai siamo alla fine, cosa ti ha deluso e cosa invece ti entusiasma questo Foggia? Ma deluso in questi playoff assolutamente niente, perché la delusione poteva essere non, diciamo a tre quarti di campionato non aver capitalizzato quelle che sono le potenzialità della squadra in modo tale da vincerlo addirittura il campionato. Però adesso il Foggia nei playoff ha dimostrato di aver acquisito una maggiore maturità, sia per quanto riguarda il parco calciatore sia da parte del nostro tecnico, che è cresciuto davvero tantissimo. Per cui io adesso mi auguro che, nonostante le tante defezioni, insomma, si possa andare avanti fino alla fine, così come si è fatto fino ad oggi. Tra l'altro ritengo importantissimo, anche se per pochi minuti, il recupero di Angelo, che è un elemento davvero fondamentale nello scacchiere de Zerbiano, per quanto riguarda sia la tattica che mette in atto il nostro allenatore, sia per quanto riguarda il carisma in campo e all'interno dello spogliatoio. Quindi lo ritengo un recupero davvero importantissimo. Per il resto stanno facendo bene tutti. Riverola è cresciuto tantissimo, Iemmello sta bombardando i portieri avversari, Sarno ha ripreso a segnare con regolarità,
Coletti e Loiacono sono due giocatori fondamentali nella due colonne difesa. Dietro abbiamo dietro. Di Chiara è uno stantuffo sulla fascia sinistra. Narciso ha ridato sicurezza all'intero reparto arretrato, fermo restando senza che anche Michale aveva fatto bene. Insomma, io credo che in questo momento ci siano tutti i presupposti per poter arrivare sino alla fine. Il pubblico è stupendo, meraviglioso. Number one, il massimo. Quindi, cioè, voglio dire, le componenti ci sono, la società è vicino alla squadra, è una società che ha investito tanto e ha voglia di vincere, per cui noi speriamo che questo possa davvero concretizzarsi. Dei giovani, dei calciatori foggiani diffidati e ammoniti, chi è in pericolo? Ma guarda, io in questo momento preferisco guardare partita per partita, cioè faccio mia una delle frasi storiche che pronunciano di solito gli addetti ai lavori: guardiamo partita per partita, adesso andiamo a giocarcela a Pisa, se poi il risultato dovesse essere favorevole al Foggia, questo ci darà ancora più fiducia in vista della gara di ritorno, quindi non guardiamo a questo, anche perché i nostri ragazzi hanno dimostrato di sapersi gestire e quindi di saper condurre in porto vittorie anche importanti. Ultima nota, ancora un grazie a tutta la tifoseria foggiana. Se ieri sera avete programmato una coreografia eccezionale per il 12, mi raccomando, il massimo. Ciao, a lunedì prossimo. Saluti a tutti e forza Foggia. Sport.